Cari amiche e cari amici, ben ritrovate nella mia umile dimora, come sempre. Oggi un ospite d'eccezione che sicuramente tanti di voi, probabilmente la maggior parte, conoscono meglio del sottoscritto. Siamo qui accanto a me, Loris, Ciao ragazzi! Che mi è venuto a trovare addirittura da Verona, cioè io non riesco a credere a questa cosa. Io sono stato, se lui ha un canale che parla di fumetti con molti più iscritti rispetto a me, io sono sempre stato un suo iscritto, seguivo i suoi video da prima di fare video io su YouTube. Poi lui un po' si è assentato da YouTube per problemi suoi e adesso è ritornato. Ha visto qualche mio video, ha voluto conoscere e mi è venuto a trovare. Guardate, io non ho parole quello che mi sta succedendo, Loris. Grazie Giovanni, no, gentilissimo. Non solo, poi è stato gentilissimo, mi ha portato addirittura dei regali, cioè cose mai viste. Beh, insomma, mi sembrava il minimo, visto che anch'io sono un suo fan. Addirittura, ecco, mi ha portato dei regali graditissimi. Vedete questo qua, il numero uno della mano rossa, di Tex, la mano rossa. Cioè, guardate, io sono veramente il numero 2, ecco qua, e il numero 3 fuori legge, addirittura questo è quello in formato 200 lire, una ristampa, insomma, tre ristampe, però del tempo che fu, che io ho gradito tantissimo. E quindi, Loris, che cosa ti posso dire? I tuoi fan si sono un po' preoccupati non vedendo più i tuoi... Io stesso non riuscivo a capire. Vabbè, comunque, adesso sei tornato, speriamo che ci delizi con i tuoi video, perché lui è molto, molto più preparato rispetto a me. Ha delle collezioni sterminate, io non è che sono come lui, diciamo... Che ci dici? Come mai? Niente, ragazzi, sono venuto qui a trovare Giovanni perché il suo canale l'ho trovato molto simile al mio e soprattutto ero molto interessato del fatto che lui può darvi, con il suo canale, un punto di vista alternativo. Nel senso, lui è di una generazione diversa dalla mia, non offenderti, no. Però lui ha, diciamo, più esperienza e conosce meglio dei fumetti che io non ho mai seguito, come può essere Grande Black, Capitano Mickey, eccetera, di cui già parla su questo canale. E quindi oggi sono voluto venire ad incontrarlo, appunto per affrontarmi con lui e per appunto fare questo confronto tra generazioni, tra i fumetti che anche lui segue, che comunque sono della mia generazione, e io, per saperne un po' di più, sono i suoi. Quindi può essere un buon punto di inizio per una collaborazione qui su YouTube, ecco, se anche voi iscritti siete d'accordo. E certo, e io che vi posso dire? Io sono senza parole, tutto quello che mi sta succedendo a 62 anni, guardate, non saprei. Dopo comunque stiamo parlando con lo YouTuber preferito di Boselli e Burattini, non il primo che passa per la strada, quindi ecco, vabbè, un personaggio già di un certo spessore. Va bene, dai, non lo so. Adesso, vabbè, Loris, che cosa possiamo raccontare ai nostri follower di particolare? Non so, tu che progetti hai per il tuo futuro? Tornerai a tutto regime? Ecco, io l'intenzione sarebbe quella di rimanere nel canale, di andare avanti, insomma, nella strada che avevo già tracciato anni fa. E le pubblicazioni di cui parlerò però sono ridotte, quindi non vi parlerò più di Marvel e di DC, perché le mie finanze... non sono sufficienti a farmi comprare tutto ciò che compravo una volta, quindi non sentirete più parlare dell'editoriale Cosmo e di tante altre cose di cui parlavo una volta. Ma per tutti voi fan della Bonelli, io ho deciso di mantenere la rotta della Bonelli e quindi comprerò 12 testate al mese della Bonelli, di cui vi parlerò, di cui vi parlerà anche Giovanni qui sul suo canale, quindi... Speciali compresi? Sì, penso di sì. Adesso sto valutando anche il fatto degli speciali, dei maxi, ma comunque serie regolari sicuramente. Poi il mio canale lo amplierò, quindi faremo più dirette, faremo dei live. Come vi ho detto, ho aperto la pagina Instagram appunto per parlare di più con voi, quindi ad avere un rapporto un po' più diretto con voi fan. Forse quest'estate vedrò se riesco anche ad incontrarmi con qualcuno di voi, se riuscissi a trovare un sistema anche di fare magari un ritrovo del canale, una cosa del genere, ci sto lavorando. Vorrei anche andare a incontrare molti youtuber, come vedete ho cominciato con Giovanni, che è stato il numero uno, diciamo, quello che ho deciso di incontrare per primo. Sto lavorando anche per andare a incontrare degli youtuber e magari costruire anche una piccola community fra di noi, e appassionati, e creare un po' un piccolo mondo qui su YouTube che parli di Bonelli e di tutte queste cose qui. Quindi questo è quello che sto pensando di fare. Mi ci vorrà tempo, magari con il vostro aiuto, o nel canale mio o nel canale di Giovanni. Insomma, se avete delle idee, delle proposte, lasciatecele, insomma, che noi ne siamo ben contenti. Siamo qua, ragazzi. Comunque, persona eccezionale, squisita, gentilissimo, Giovanni, veramente... Tutta la sua gloria, la sua fama che ha avuto in questi tempi è meritatissima, perché veramente... E la torta ti è piaciuta? È una torta, ragazzi, fantastica, cioè
Avrò preso 4 kg oggi con la torta che mi ha fatto, una cosa fuori di testa. Mia moglie. Potrei addormentarmi qui davanti a voi. Vabbè, detto questo, cari amiche e cari amici, io che vi posso dire? Io sono veramente entusiasta di tutto quello che mi sta capitando. Questa è l'ultima chicca. Immagino che voi abbiate gradirete questo video perché la maggior parte lo conoscete benissimo, perché so, io guardo i commenti e quindi so che tanti che sono anche iscritti al mio canale sono iscritti al suo da molto prima, e quindi detto questo, il vostro umile cronista non può fare altro che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del suo cuore, augurando un buon nel contempo un buon proseguimento di domenica pomeriggio e dando l'appuntamento per il suo prossimo video, sempre a voi piacendo. Alla prossima, ragazzi. Ciao ragazzi.